Buonasera a tutti, questo è il nostro primo concerto come tanti, dopo più di un anno, come tanti di formazione, tanti musicisti, anche noi siamo rimasti fermi per un anno, e tra l'altro riprendiamo da dove ci siamo fermati, cioè questo repertorio è poi diventato il repertorio di punta della nostra esperienza. Cioè questo domaggio alla differenza di orchestra, l'ultima volta abbiamo fatto a capo, ospiti di un importante festival nazionale, quale il Mac Jazz, e poi il nuovo concerto è stato trasmesso in radio da Radio Mac Jazz. Quindi questo è un po' un repertorio che siamo particolarmente attaccati, anche perché si tratta, forse alcuni di voi, sicuramente gli studenti di jazz sapranno, la Liberation Music Orchestra, quindi oggi il 10 maggio, è stata un'orchestra importantissima nella storia del jazz, sia per la musica, bellissima, ma anche, infatti, le musiche che Charlie Henry e Carla Bley, sono stati i fondatori di questa orchestra, hanno utilizzato, sono quasi sempre musiche popolari provenienti da varie parti del mondo, ma sempre con un tema sociale, rivoluzionario e importante. Ed è quello che faremo stasera in quattro suite. In pratica noi abbiamo preso quattro dischi dal progetto di orchestra e li abbiamo orchestrati in quattro suite. Partiamo dalla prima suite, che è quella del famosissimo disco, che si chiama semplicemente Liberation Music Orchestra. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
love is a unicorn. Come back, boy, I'll live with you. You want no ball and no love on the phone. Got you. Vi presento i musicisti e i solisti che sono praticamente tutti diversi rispetto a quelli che hanno suonato questo concerto l'ultima volta, perché ovviamente gli studenti purtroppo vanno via, purtroppo perché oltre al lato affettivo contribuiscono molto a questa big band, ma è un gran piacere dare il benvenuto ai nuovi. Iniziamo da Simone Coppellini. Chiamato a sostituire il maestro di tromba Massimo Greco, che purtroppo ha avuto un piccolo inconveniente ma è potuto essere con noi stasera. Nel ruolo delicatissimo del contrabbasso, Daniele Marrone. Perché Daniele era proprio un compositore e grande intellettuale contrabbassista. È sempre invece un grande piacere avere con noi Cristiano Arcetti. Due entri e prima forte per Paolo Zenni. E Jacopo Bertini alla voce. Passiamo alla seconda suite, che tratta dal disco The Ballad of the Fallen.
compone come si ricordano i tutti solisti, Roberta Genna, Marco Miro, Sapete Ortuga, Federico Pierantoni, un altro applauso a Fabiano Magione per il ruolo di ringraziamento per questa parte della sua carriera. Passiamo alla terza suite che è tratta dal disco Brinchida. I'm
Thank you.
Solisti, a tra poco. Salvatore e Capazzano. Abbiamo fatto da solo un po' di tempo perché non può iniziare la partita prima di vedere o di iniziare forse. Però sicuramente presentiamo Federico Califano. Questi tre album di cui abbiamo fatto una sintesi di orchestrata parlavano, come avete visto, molto dei problemi dell'America Latina. Nell'ultimo disco di Charlie Haden, dove Liberation Music Orchestra ha iniziato un po' a lavare i panni sporchi in casa, tutti i temi riguardano la difficile vita sociale degli Stati Uniti. E si chiama l'ultima suite, Not in Our Name. Thank you.
Thank you.
sempre d'accordo con tutti i bar o tutti i bar che hanno la partita del Cesa, non facciamo un bis, iniziamo a citare i cantanti, Jacopo Bellini. Roberta Genza. Giovanni Capurini, Salvatore Capazzaro, Francesco Federico Pianatore, Lorenzo Mancini, Clarinetto, Seguini Fantoni, Fantoni, Francesco Pilone, Paolo Pilone, Cristiano Arcello, Federico Pianatore, grazie a tutti.